Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della serie in multigiocatore. Sto registrando subito dopo l'episodio precedente, quindi sono ancora solo soletto, però ho fatto qua così, ma dove cazzo sto andando? Mi sono dimenticato di salire sul trattore. Ho fatto qualcosina, nulla di che ragazzi, però. Allora, intanto ho riportato su questo trattore che, se vi ricordate, ero tipo sceso nell'oltretomba per vedere una cosa. Infatti, come vedete, non ha più neanche benzina, quindi direi di fare il pieno di benzina. Il pieno di brenza. Di brenza. Lo fa il pieno di brenza? Ma non lo fa. Ma scusa, io pago per avere il pieno di brenza. Oh my god, mi ha... Ah, quasi no, ok. Ah. Mi ha oltrepassato... Qua ho rischiato di morire, ragazzi. Si esplodeva. Saltavamo tutti in aria. Facciamo prima di brenza e andiamo ragazzi, dai. 159. Allora io avrei... What the fuck? Perché prima è passato e ora si è incastrato? Allora io avevo pensato, no, di fare una cosa. Allora, prima di tutto, tanto la paglia comunque ragazzi adesso non ci serve neanche, quindi io direi di lasciarla stare, anche perché l'avevamo già raccolta tre volte, quindi direi di lasciarla stare. Allora, prima di tutto direi di andare a riseminare il campo 25 con... Oh cazzo! Posso seminare anche i Sunflower! Che figli! I Rogen! I Hofer! I Hirs! I Dinkel! I Opfen! I... Basta. Che figo! Manco lo sapevo! Ma non c'è il mais qua! Cioè, mi serve il mais, ma non c'è il mais. Ma non è un traquello, oddio ragazzi, quale cazzo è il mais? Quale cazzo è il mais? Allora, vediamo un po', mannaggia, ho sempre. Allora, ma... ma c'è un cazzo qua. Che cazzo faccio a vedere, scusami? Mais... Benedetta Parodi. Benedetta Parodi. Allora, vediamo un attimo di grazie. Dovrebbero esserci iscritti sopra là. Cacchio. In casa della Madonna. Dovrebbero esserci iscritti qua, no? Allora. His Dinker Trojan Hofer. Non c'è anche il segno però. Ma mai sei di là. Merda sei. Ragazzi, non so. Ri deve essere il riso. Hot, non lo so. Millet, non lo so. Dink, non so. Hops, non lo so. Allora. Deve essere un frumento. Questo qua che cos'è? Sai che non mi ricordo più. Ah, ma questo qua è il mais. Oddio, ragazzi, è un vuoto di memoria allucinante. Oh, fanculo, io semino questo, poi se non è mais avrò fatto sicuramente la figura di merda, però. Ragazzi, ho un vuoto di memoria... So che in questo momento mi starete insultando, ma ho un vuoto di memoria allucinante. Non mi ricordo più. No, me lo son perso. Ah! Ok. Dovrebbe essere questo il mais, cioè si vede che è tipo... Oh, o la va o la spacco. Comunque, nel frattempo ragazzi, io ho deciso di comprarmi questa nuova mietitrebbia che è simile a quella che volevo comprarvi, a quella che volevo comprare l'altra volta, che ovvero questa qua. Contiene lo stesso... ha la stessa capacità di serbatoio, però costa molto di meno. Questo qua è Deutz, io ho comprato Class Tucano 480 Terra Track, che ha la stessa capacità, però come vedete costa la metà. Alla fine costa la metà, ragazzi. Anzi no, costa perfettamente la metà. Quindi, in più, vabbè, senza contare, vabbè, questo qua davanti che l'ho dovuto riciclare, perché di questo modo non c'è.
Però ragazzi è molto più figo. Cioè, molto più figo. Guardate che figata i cinguli davanti. Guardate che figata poi anche di mod. Il colore, guardate. I cerchioni rossi, veramente secondo me molto molto meglio. Poi guarda, c'è il motore. Poi guardate che ripresa ragazzi, come parte a razzo. Bene, quindi io direi di... Se si va... Direi di andare avanti con questo. Aspetta che questo qua lo sposto ragazzi, perché sennò... Ah no, ma non è mais questo qua. È lo stesso che ho coltivato qua. Merda. Vedete? Ho coltivato qua sta roba. Questo qua dovrebbe essere frumento. Allora il mais dovrebbe essere quell'altro. Ragazzi, veramente non mi ricordo. Perché... Cioè, non è che non mi ricordo. Perché... Vedete? Cioè, c'è colza, erba. Poi vedete, è pieno. Quindi... Oh, ragazzi, io coltivo la prima. Questa qua. E vaffanbagno. Se non è questa... Pazienza. Dovrebbe essere questa perché... Come vedete sono uguali, solo che questo qua ha le spighe sopra, però se vedete la parte centrale, quella, la parte centrale lì, il cuore diciamo del frutto, di come si può chiamare, è uguale a questo qui. E questo qui è più, è solo il cuore diciamo, e quindi, vabbè ragazzi non avete capito niente, ma sarà così ragazzi, fa niente. Noi proviamo al massimo niente. Perché volevo innanzitutto provare con le mucche. Infatti adesso andremo a vedere le mucche. Allora, intanto mettiamo a fare qua. Andremo a vedere le mucche. E volevo cominciare quindi con le mucche e di conseguenza cominciare con il mais. Perché diciamo, le balle non vorrei fare adesso, perché vorrei proprio scaricarmi una mod diversa per le balle. Quindi e per fare tipo tutte mod diverse, e lo stesso anche per tipo il, si chiama l'attrezzo, quello per, che mi ci servirebbe in teoria al biogas, quello per vendere i biogas appunto. E niente, comunque ragazzi lasciamo stare. Mi servirebbero 9 mod, quindi l'unico modo per non farci servire le mod sarebbe questo qua. Incominciare con il mais. Perché possiamo usare comunque le mod che abbiamo già. E comunque, attendete ragazzi perché... accendi... X... Olè, porca troia, sei enorme. Mamma mia, dovrebbe andare ragazzi adesso. Vai! Perché non l'ha tolto? Vabbè. Dovrebbe... Porca troia sei veloce. Dovrebbe... seminare di già in teoria. Vabbè. Dovrebbe seminare di già. Intanto io direi, tanto queste cose qua ce le spostiamo ragazzi, perché sennò... diventerebbe... Mamma mia che ripresa. Diventerebbe un macello. Io direi di spostarci proprio qua, vicino qua. Ok. Ma questo qua è vuoto, l'ho venduto ovviamente perché per arrivare ai 315.000, che poi non ci sono serviti, però comunque l'avrei dovuto vendere per forza. Quindi non cazzo. Madonna quanto cazzo si gira lentamente. Ok, ok. Quindi li mette proprio qui, ok. Bene. Questo qua è già più. Ragazzi io non ce la faccio. Oddio! Guarda che Schumacher, guarda che sbandone! Oddio come sbanda! Oh porca troia! Oh porca puttana! Oh porca. Oddio! Oh merda, ragazzi! Mi sta venendo male in testa! Oh cazzo! Una brutta sensazione, mi sta venendo da vomitare! Posso neanche metterlo a posto, è troppo veloce. No ragazzi, è troppo veloce. Ma che macello sta facendo? No ragazzi, è una merda, sta riuscendo. Vabbè, poi sistemerò io al massimo ragazzi, tranquilli.
Basta, andiamo via perché mi sto venendo letteralmente da vomitare. Allora, dicevamo, intanto qua si riempie come non so cosa, non capisco, non è neanche concimato, quindi non capisco quale sia il motivo. Però, comunque, nulla da ciò, direi di svuotarlo. Andiamo dalle mucche, che non mi ricordo che sono, dovrebbe essere di sotto, ok? Quindi adesso andiamo dalle mucche. Ovviamente andiamo solo con il trattore, quindi questo qua li direi di lasciare proprio qui. Ok, voglio andare innanzitutto a vedere un po' come, che cosa c'è dalle mucche, perché non me ne ricordo sinceramente, per studiare anche un po' le cose da fare così. Poi ovviamente nei prossimi episodi. Qui vietato entrare con la macchina e con la moto. E io ho il trattore, quindi sono tranquillo. E così vedere anche un po' cosa fare, un po' cosa bisogna fare per le mucche qua. Così nei prossimi episodi ci regoliamo un po'. Comunque il cervello fa proprio schifo. Ragazzi, mi sta venendo da vomitare a vedere quello sbandamento lì, sinceramente. Mamma mia. Poi comunque ragazzi sistemo io tranquillo, non c'è problema. L'importante è che comunque faccia gran parte del lavoro lui poi. Ok, quindi queste qua dovrebbero essere le mucche. Vediamo un po' ragazzi cosa c'è. Mica ragazzi è spettacolare. Spettacolare. Allora, questo qua dovrebbe essere per riempire il concime, penso. Sì. Per riempire il concime. Poi questo qua dovrebbe essere Hasher e Balen Zumist. Ah! Oh, capito. Quindi questa qua dovrebbe essere l'insilato, il primo, in teoria. E questa qui dovrebbe essere balle miste, penso. Quindi le balle andrebbero qua, in teoria. Sì, in teoria sì. Poi, qua non lo so, penso un altro. Boh, non lo so ragazzi, c'è una giuda, guarda qua. Qua vabbè, il concime solido ovviamente. E qua tutte le robe, grass, strot, che però non so da dove si ricavano, però. Ok, passiamo con calma ragazzi. Poi questo qua è il mini biogas, quindi anche qua sì, dovrebbe andare l'insilato. Io direi l'insilato di metterlo qua. Qui andiamo sul sicuro, piuttosto che metterlo là perché non saprei, quindi io metterò qua. E qui il posto delle balle, anche qua. Io direi di utilizzare questi posti qua, quindi questo qua e di là. Buono. Vedi ragazzi, hanno già tutto bello ordinato, quindi dire che è veramente fantastico. Poi ovviamente qua vai dove mangiano, quindi dove si riempie. Qui non so sinceramente cosa ci possa entrare, però fa niente. Poi ovviamente il latte, qua un altro posto dove mangiano. E in teoria dentro lì dove dovrebbero bere, penso ragazzi. Allora provo ad andare a vedere. Dove dovrebbero bere? Credo, perché sinceramente non so. Ah, qua dove si svuota il latte invece. Perché qua si può anche andare a vendere il latte, quindi ovviamente non so se lo faremo. Servono le mod, magari sì, però. Comunque Wasser, sì, dovrebbe essere dove bevono. Quindi qua ci dovrebbe andare l'acqua in teoria. Beh ragazzi, che dire? Veramente stupenda questa zona della mucca, eh. Quindi ragazzi, io direi di cominciare subito con le mucche. Ovviamente non abbiamo ancora un cacchio, quindi direi di aspettare. Però magari compriamoci tipo giusto due mucche, giusto per avere le prime mucche alla fine, no? Ma che cazzo sto facendo? Ok. Mucca 1 e 1, 2. Olè. Oh, eccole qua, si vedono già che stanno arrivando a mangiare, anche se non un cazzo. Beh ragazzi, io direi ottimo ragazzi, direi ottimo. Le prime mucche, quindi nei prossimi episodi ci dedicheremo un po' alle mucche. Vorrei già subito fare i primi insilati, poi vediamo magari se riesco a trovare tipo la mod, una mod nuova
per come dire, per le balle, quindi per cambiare un po', o se no mi compro già le moto che avevamo già e basta, poi magari più avanti le cambiamo, vediamo un po' ragazzi. Comunque ci dedichiamo un po' alle mucche, adesso dovrei andare dalle galline per vedere se hanno fatto qualche uova e poi voglio andare a vedere il disastro che avrà fatto sicuramente nell'altro campo, perché andava troppo veloce, ma troppo veloce. Ok, guarda, questo campo qua ragazzi non lo finiremo mai, non lo finiremo mai questo campo qua, è una cosa impressionante. Già vabbè, questo qua già un po' di più fa, perché come vedete fa tre strisce, l'altro ne facciamo mezza una, quindi... Però ragazzi, troppo... Ok, andiamo a riempire questa ambaradam qui. Tongi. No, guarda come cazzo sale a vista d'occhio. Dai. Vabbè, teoria va. Poi quel campo lì ovviamente io direi di tenerlo per fare l'erba. Per fare proprio l'erba e... sì, per fare l'erba e quindi cominciare anche in teoria a fare l'insilato. Che però sto pensando... Madonna mia che disastro. Sto pensando... Lo vado, faccio io ragazzi. Sto pensando... non so se possiamo usare... come si è incastrato. Usare l'insilato d'erba per le mucche, perché nell'altro... cioè nell'altra serie non l'ho mai fatto, nell'altra serie. Oh cazzo. What the fuck? What the fuck? Perché non va? Ah, se non abbasso la roba sarà un po' difficile, no? Dicevo, un'altra serie non l'ho mai fatto, anche perché come vedete lì c'era solo una trincea, quindi era impossibile fare mais. Dato che lì ce ne sono, ho visto bene, 3 o 4, magari possiamo anche provare a fare tipo una trincea di mais, una trincea di d'erba e una trincea di qualcos'altro. Non so, dovrei parlare anche un po' con Massa, perché comunque lui è più esperto di sta mappa, dato che gioca già a un mondo single player, io no, quindi come vi ho già detto già dal primo episodio non so un merito cazzo, quindi niente. E beh, comunque in ogni caso quell'erba lì la utilizziamo per dargli da mangiare inizialmente, perché le mucche mangiano anche erba normale. Quindi direi proprio di utilizzarlo per dargli subito da mangiare inizialmente, vedere anche un po' quanto possono produrre, vedere un po' di cose, e probabilmente anche da bere, che però faremo nel prossimo episodio. Quindi questo episodio già penso di concludere anche qua, finiamo un po' di sistemare questo campo, perché veramente anche qua dovrò chiedere a Massa poi di sistemare la velocità, perché l'ha messa lui, quindi purtroppo non posso cambiarla. È troppo veloce, al massimo cambio il trattore, metto così questo trattore per trasportare i carri e l'altro qui, ora vediamo un po'. Comunque sistemiamo il tutto ragazzi, e nel frattempo io vi ringrazio come sempre, siamo arrivati a 275 iscritti, quindi vi ringrazio. Stiamo raggiungendo anche le 40.000 visualizzazioni totali e sono davvero contento, perché in circa 130 video 40.000 visualizzazioni sono tantissime, cioè in 130 video 40.000 visualizzazioni, cioè sono tantissime veramente, è una cosa incredibile. Madonna che casino ha fatto qua. Vai.
È una cosa incredibile, quindi veramente colgo l'occasione per ringraziarvi. Noi come sempre ci sentiremo in altri video, perché ovviamente i video non possono mai mancare, anche se il tempo scarseggia, ma i video non possono mai mancare perché mi diverto un casino a farli, quindi non riuscirei a farli, anche se ci sono da magari 2-3 giorni che sono un po' scazzato, non ho voglia di farli. Poi sono dei giorni tipo oggi che veramente ho una voglia matta e stare qua tutto il giorno a farli, anche se purtroppo non posso. Comunque, io veramente vi ringrazio. Questa qua la riportiamo via. Ok. Ok, la riportiamo via, la rimettiamo via. E nel frattempo vi ringrazio lì. Nel prossimo episodio, vabbè, tanto oggi abbiamo fatto già un po' di cose, ho comprato altri attrezzi, andati avanti un po' con i campi, bla bla. Nel prossimo episodio, ragazzi. Caso dimenticato, devo andare a controllare prima le galline per il chiudere il video. Poi, questo campo qui lo ci occuperemo dopo, prossimamente, perché mi sono stufato, sono qua da 3 anni e mi sono stufato. Perché ha tagliato tutto questo? È impazzito? È impazzito! Perché è passato in mezzo lasciando quella roba lì? Oh my god. Vabbè. Vabbè, vedrò io, ragazzi, è impazzito il trattore. Ah, innanzitutto mettiamo via sta seminatrice qui. E dicevo, nei prossimi episodi comunque siate pronti a un inizio del Mucche Day. Che cazzo ho detto? Che cazzo sto dicendo? Comunque, aspettatevi degli episodi dedicati alle mucche. Dai, ti prego, entra. Dedicate le mucche, ovviamente faremo di tutto, inizieremo prima con l'erba, poi ovviamente con l'acqua, dopodiché con il mais, perché vabbè, il mais lo faremo appena ok, eccolo qua. Lo faremo appena finiamo di raccogliere il campo 22, perché devo aumentare il tempo, quindi sempre le solite cose. Quindi appena finiamo il campo 22 aumentiamo il tempo e incominciamo a raccogliere anche il mais. Ecco, quante cazzo di uova. Una. Ok. Bene, quindi direi di aver concluso qua il video. Abbiamo fatto abbastanza cose, quindi sono davvero contento. In 2 episodi abbiamo fatto comunque tante cose. Quindi poi qui sistemo tutto io, ragazzi, tranquilli. La luce spenta, sistemo tutto io, anche perché questo campo qui direi di finire a luci spente, magari portando qua anche l'altra mititrebbia per aiutarci, per aiutare. Perché non svuota? Oh, ma mi è andata a puttana la mititrebbia. Mi è andata a puttana la mititrebbia, amore. Ma che cazzo? Perché ho detto? Perché? Lo sai che si ragiona. Bene, un pripro qua era successo, un quicco qua, un paperino topolino. Comunque, ragazzi, direi di chiudere qua il video. Abbiamo fatto anche oggi molte cose. Nel prossimo episodio andiamo avanti, sperando con la partecipazione di massima. Vediamo un po' il tempo, se ce lo permette. Comunque, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, un bel commento. Noi ci sentiamo come sempre in un prossimo video, in un prossimo episodio. Ciao a tutti!